Ciao a tutti ragazzi, grazie per aver cliccato il mio canale e il mio video. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi poco in basso e mettete mi piace. Oggi vi farò un piccolo tutorial molto simpatico su come riparare una gomma per l'auto tubeless. Ecco qua, come potete vedere può succedere che qualche volta ti si incastri una vite o un chiodo e quindi è un piccolissimo danno che possiamo andare a riparare tranquillamente a casa. Allora andiamo a vedere come fare. Cosa serve? Si compra in un qualsiasi supermercato, in un qualsiasi ferramenta o in tanti altri negozi, si può comprare il kit riparazione. È un piccolo kit che serve proprio per andare ad estrarre il chiodo o la vite che sia che abbiamo visto prima. Con questi due piccoli attrezzetti, un po' di mastice e questi piccoli gommini che vanno a essere infilati dentro per riparare, un paio pinze e un piccolo taglierino. Con questi piccoli strumenti noi vedete che riusciamo a riparare in maniera molto facile la gomma. Allora, rapidamente cominciamo. Primo passo, estrarre ovviamente la cosa che ci ha fatto il danno, quindi in questo caso una bella vite. Mettiamo anche in verticale di modo che saremo un po' più comodi, sicuramente non sarà facilissimo. Fate un pochino di forza. Questa ci ho anche viaggiato, possiamo dire. Non è facilissimo. Vediamo questa pinza può funzionare. Non funzionerà mai, è dura come un fosso. Questa. Tolgo il guanto, tanto non serve a niente, la gomma è abbastanza pulita. Facciamo salire un pochino. Siamo riusciti. Guardate che bella cosina. Allora qui possiamo vedere bene il buco, eccolo qua. Allora, cosa fare? Primo attrezzo il libera buco, chiamiamolo. È un attrezzettino, vedete, un po' seghettato, che serve proprio per pulire bene il buco e dargli un po' di grip. Quindi andiamo proprio sul buco che è andato a fare, spingiamo con forza. Sentite come va, e mangia un pochino la gomma. Dovete fare un po' di questo. Lo potete fare sia con la gomma gonfia, che sgonfia, diciamo ancora un pochino c'è. Dovete fare questo movimento un pochino di forza, ci vuole. Sentite che come esce. A questo punto possiamo anche lasciarlo un attimo. Adesso prendiamo la striscetta, eccola qua, la striscetta che penso che sia una sorta di gomma analoga, il materiale a proprio quello dei nostri pneumatici. Questa la andiamo a che fare? Andiamo a mettere bene qui dentro, vediamo se ci riusciamo. Possiamo aiutarci anche con una pinzetta, in modo che allarghiamo leggermente il buco e il nostro piccolo tubeless andrà a passare. Lo facciamo passare fino a metà all'incirca. Vedete? Eccolo qua,
Adesso un po' di mastice, bisogna prendere il mastice e cospargerci tutto il tubicino e lo stesso attrezzetto. Guardate qua, molto facile, cospargiamo. Con il dito, tanto non fa niente, potete poi lavarlo tranquillamente con acqua e sapone o con un piccolo solvente. Ecco qua. Non risparmiatevi. Appoggiamo. Adesso che facciamo? Andiamo a togliere quello di prima e infiliamo questo nuovo, quindi via con bella forza e rapidità. Andiamo a mettere bene, vedete, e voilà. Attenzione, adesso ancora poco mastice. Vedete come è andato subito a saldare, e adesso in maniera molto tranquilla, pian pianino, guardate qua, andiamo a rimuovere quello che c'era in eccesso del nostro piccolo tubeless. Adesso questa piccola parte che vedete sopra, tanto piano piano che ci andate in macchina, che ci camminate, si mangia, potete gonfiare la gomma. E questa è la riparazione di una gomma. Cari amici, vi ricordo che se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al mio canale, a MyTrek Channel, condividete, commentate, scrivete quello che volete e mettete like, mi raccomando. Ciao a tutti e al prossimo video. Ciao!